lunedì, vero Kira? Guardate, manca Zottino nel letto, vero? E loro hanno pensato di dormire vicino a me tutta la notte per tenermi compagnia. Buongiorno, bellezza. Ormai non potrei più stare senza di loro, cioè in realtà non potevo già prima, però mi tengono un sacco di compagnia. Buongiorno. E niente, la mia colazione la faccio al PC perché voglio editare questo video che voi sicuramente vedrete ben presto, cioè prima che questo vlog va online, che riguarda dei dolcetti, insomma, abbastanza light, da fare in compagnia anche con i bimbi perché non ci sono attrezzi da utilizzare. Vabbè, comunque niente, a parte questo, quindi ora edito questo video, poi mi faccio una doccia, anche se in realtà l'ho fatta ieri. Ma nel senso che lavo i capelli perché mi si sono tutti sporcati con l'olio, quindi li devo lavare, guardate, sono proprio unti anche se li avevo lavati ieri. E avevo utilizzato questa maschera che l'ho finita, che mi sta sbiondando i capelli. È della Bold Unique, funziona sul serio. All'inizio l'avevo bocciata, invece poi mi piace. Niente, va bene, adesso edito. Poi, anzi, prima mi faccio una bella maschera, vai, ce la facciamo insieme. Allora, sono al bagno, mi metto sempre la fascetta io per fare le maschere. Comunque, in tutto ciò, oggi è una bellissimissima giornata, anche se ieri sera, devo dire la verità, da me faceva freschetto. Va bene, niente, comunque, mi sono, avete capito, non mi viene il nome, sistemata. E come maschera mi vado a fare questa qui di Glam Glow, che è quella esfoliante, col packaging nero, visto che ho avuto un po' di brufoletti e li ho. Tuttora ci facciamo questa. Io la spalmo con il pennellino che io ho trovato in dotazione. Comunque è una maschera che si asciuga abbastanza in fretta, circa 10 minuti, e poi ovviamente va risciacquata. Io generalmente le maschere le faccio sempre dopo la doccia, perché non lo so, mi rilassano. Però ultimamente, siccome mi sporco i capelli perché ne metto tanta, adesso la faccio prima. Non la metterò intorno la bocca, perché semplicemente sto bevendo il latte, quindi non voglio che si impregna di maschera. E questo ha un effetto molto fresco sulla pelle, diciamo. E vabbè, niente, mi metto la maschera. Comunque volevo sapere come procede la vostra quarantena. Zotti questa notte è partito e quindi non so né come né perché né quando ci rivedremo. E vabbè, però è giusto che insomma ognuno contribuisca, ecco. In tutto questo, anche oggi ho fatto delle storie su sfogo di prima mattina, ma non ce la potevo fare, cioè mi stanno arrivando tipo accuse gravissime, però va bene, io vado avanti lo stesso, cioè delle volte mi viene tipo da dire, ma chi me lo fa fare? Leonora, stavo strozzandomi, questo è il lieters. Chiudi tutto e ciao. Altre volte invece dico, ma perché dare la soddisfazione a queste persone quando ce ne sono altre tante, insomma, che invece mi vogliono bene? Quindi ecco, per loro continuerò a fare video. E anche perché secondo me non c'è cosa peggiore di dare soddisfazione a chi ti vuole male. Ecco, questa è una delle perle che mi ha sempre accompagnata. Ecco perché delle volte ho passato dei periodi di merda e a parte con voi, con il resto delle persone, tendevo sempre a sorridere e essere felice, anche se in realtà dentro stavo morendo. E niente, va bene. Adesso lascio che questa maschera si asciughi e mi vado ad editare. In tutto ciò la scuola guida mia ha chiuso, cioè ovviamente ha chiuso per questo periodo, non è che ha chiuso in generale, quindi non avrò più l'esame il 23 perché non facendo le guide prima ovviamente non posso fare l'esame. E devo farmi le unghie, ovviamente ho rimandato anche questo perché non è una cosa di fondamentale importanza, di prima necessità, anche se devo dire la verità, cioè io mi metto anche nei panni di chi ha un'attività in questo momento, cioè lasciamo perdere, non tocchiamo questo argomento perché sennò ci sarebbe tipo da piangere. E mi fanno malissimo, infatti dovrei comprare una lima, ma ogni volta che Claudio è andato a fare la spesa non c'erano.
Quindi va bene, mo vedrò un attimo perché mi stanno facendo male. Volevo limarmele per accorciarle un pochino perché la ricrescita è tipo di 5 settimane, è altissima. Quindi va bene, niente. Finisco di parlare, qua non si sa che ho fatto. Ecco, vedete che si sta già seccando. Ha un potere, diciamo, di secchezza molto veloce. Dicono 10 minuti, ma secondo me si secca prima. Poi dipende anche dal clima, secondo me, perché d'inverno ci mette un po' di più. E niente, va bene. Vado ad editare e ci vediamo magari dopo per fare altre quattro chiacchiere, insomma. Vediamo un attimo, anche perché comunque stando a casa, passando le mie giornate a casa, non è che ho tantissime cose che mi succedono, o meglio, ce n'è una brutale che mi è successa, però uno, per non fare pena, due, per non sentirmi dei giudizi o dei consigli, cioè non richiesti, non la dirò. Comunque c'è una persona, diciamo, a me molto cara, non sta per niente bene. Quindi va bene, è un periodo un po' di cacca e come succede a me succede a tutte voi. Per fortuna è risolvibile, però ecco, diciamo che non è un periodo sereno e delle volte quando mi si accusa, ad esempio su Instagram, sbrocco, delle volte proprio non me ne frega niente, dico, cioè, tipo, poracce, ma perché devo, cioè, devono aggredire delle persone online, cioè, poi sarà che magari ho una visione un po' distorta del web, che la vedo più una valvola, diciamo, per distrarsi, piuttosto che sfogarsi, cioè secondo me è nato per la compagnia, per intrattenere e non per sfogare le proprie frustrazioni, però magari capisco anche che delle persone la vedono in un altro modo perché nella vita non sono felici, perché se io non mi do altra spiegazione, perché se io sono felice non mi metterei mai ad accusare o dare dei giudizi negativi su qualcuno che neanche, tra virgolette, conosco, che comunque per me è un'amica virtuale, no? Quindi, boh, non lo so. Io la vedo in maniera positiva e costruttiva. Diciamo che la positività, sono sempre stata dell'opinione che attira positività e non c'è affermazione più bella, secondo me, di pensarla così, perché se no vivremmo male. E niente, va bene. Mo vado anche perché è tardi, cioè sono le 11, oggi mi sono alzata tardi. In realtà no, perché Claudio è partito di sera, di notte, e quindi io sono sveglia, gli ho tenuto compagnia al telefono, poi è arrivato, insomma, e sta lavorando. E io, ecco, quando ho saputo così, mi sono messa a dormire, quindi mi sono addormentata dalle 5, che ero sveglia, sono stata sveglia fino alle 7 e mezza, e poi mi sono riaddormentata, mi sono svegliata tardi, però diciamo che secondo me è anche normale e ho un mal di testa allucinante, perché secondo me quando non dormi, fondamentalmente diviene, cioè, non dormi bene o comunque dormi quando non è il caso di dormire, hai un mal di testa allucinante. Comunque facciamo sì che questa giornata sia un po' produttiva e ho deciso magari, cioè sto pensando di sistemare e pulire a fondo una stanza al giorno. Ora vediamo se questa cosa funziona oppure no. E niente, questa è, diciamo, la mia quarantena, ecco, di sfruttare questi momenti per pulire, riorganizzare, sistemare, declatterare quello che ho in casa. E niente, va bene, dai, ci vediamo dopo che ho già chiacchierato a lungo. Ciao! Oggi per pranzo piadina ci andrò a mettere questo che è delle fettine di formaggio fuso light che ho preso alla Lidl. E sempre della Lidl andrò a mettere questo qui che è del prosciutto cotto. E niente, va bene, farò questa perché è un pranzo super veloce. Comunque io cosa faccio? Faccio scaldare per bene un lato. Quando quel lato è caldo, la giro. Ci vado poi a mettere le sottilette e copro con un coperchio per circa un minuto. Adesso aggiungo insalata e carote, questo qua è iceberg, e poi il cotto. E eccola qui, buon appetito! Allora, questa è la mia merenda. Ho editato il video, si sta reindirizzando, insomma, si sta esportando, e mi stavo leggendo un libro. Appena mangerò, finirò i popcorn, anche se sono veramente tanti. Sono comunque quelli del microonde, quindi ci ho messo tipo 3 minuti a farli, mi andrò a allenare, farò mezz'ora di allenamento. Anzi, in realtà adesso devo stendere anche una lavatrice.
po' di faccende, sia lavatrice, insomma, ho fatto la lavastoviglie, l'ho svuotata e ne ho messo un po' di cosine dentro. Poi dovevo allenarmi, ma non l'ho fatto perché mi è arrivata una comunicazione da quelli di Baciana, che alle 21 faranno, sì, qui c'ho Charles, ciao Charles, una lezione, quindi basterà connettersi a Facebook e si parteciperà a questa lezione. Vediamo un attimo se è aperta a tutti. Se è aperta a tutti, ovviamente farò lì, altrimenti farò 20 minuti, no, 25 minuti degli esercizi che ho trovato online per principianti, insomma, da fare a casa, che non c'è bisogno di nulla, almeno ho intravisto un po', ma andando avanti farò quelli, poi mi farò una bella doccia e mi metto a dormire. Ho fallito la cosa di fare una stanza al giorno, come avete visto, perché non ne ho fatta nessuna. E tra l'altro vorrei anche sistemare lo sgabuzzino, però quello credo che lo rimanderò a settimana prossima. E niente, quindi adesso è ora di cena, perché sono le 7:40, vi ho caricato anche il video delle ricette che vi lascio qui sopra qualora voleste vederlo, e vi faccio vedere cosa mi faccio per cena. Praticamente faccio le polpette con il macinato, questo qui, che è di pollo, e io cosa ci vado a mettere? Uovo, poi ci metto noce moscata, sale rosa dell'Himalaya, pepe a piacimento, insomma, cioè questa è una cosa personale, un uovo, poi vado ad unire il macinato, ok, macinato aggiunto, poi ci metto del pane ammollato nel latte, o se volete potete metterci tipo patate lesse, insomma, come vi pare a voi, pan grattato, quello che volete, e poi io ci vado ad aggiungere anche del parmigiano, perché a me piace tantissimo. Ora mi armo di olio di gomiti, mischio tutto con le mani, e poi vi faccio vedere come le sistemo, perché io le faccio al forno, cioè oggi ho deciso di farle al forno. Ok, polpette pronte, di solito esternamente le assemblo con il pan grattato, ma l'avevo finito, per cui ho utilizzato della farina integrale, infatti hanno queste forme un po' così perché non è stato facile. E poi ci ho messo un filo d'olio e le andrò a infilare nel forno così. E poi ho fatto questi qua, che sono i peperoni, praticamente li ho solamente lavati e li andrò a mettere così, coperti solamente con la carta argentata. Questi una mezz'oretta, tempo che questi si cuociono e si preparano. Quando saranno cotti, vado a levargli la buccia, tutti i semi all'interno, e li condisco e li mangio semplicemente così. Ne ho fatti tre, anche se in realtà me ne basterebbe uno, perché io solitamente, dato che ci sto, visto che sono da sola, quando cuocio qualcosa lo faccio in modo che mi rimane anche per il giorno dopo, per pranzo. Siccome domani credo che farò il couscous di verdure, mo vedo un attimo, comunque almeno ho il peperone già da mettere dentro. Va bene, in forno tutto per una mezz'oretta a 180 gradi, poi tanto ve ne accorgete perché prenderanno colore. Allora, alla fine ho deciso, mentre si cuoce la cena, di allenarmi, perché sto rimandando, invece voglio essere precisa, per cui inizierò i 30 day shred, penso si dica così, di Jillian Michelle. Ovviamente sarebbe un percorso di 3 livelli, il livello 1 dura per 10 giorni, poi si passa a quello intermedio che dura sempre per 10 giorni e poi c'è l'ultimo, e questo qui, questo percorso ti consente comunque di levare i centimetri e di perdere peso. Io l'avevo fatto 2 o 3 anni fa e avevo perso 5 kg in un mese, perché comunque è molto di cardio, c'è molto cardio, diciamo, è molto completo. Io mi sono trovata bene, quindi l'ho voluto rifare. Prima c'erano i video su YouTube, adesso non si trovano più, per cui io vi lascerò il link dove ho acquistato io il DVD, che me lo sono messo al computer, ecco perché mi sto allenando in studio, perché ho il PC dove andrà in riproduzione il video. Senza perdermi in ulteriori chiacchiere, che cosa serve per fare questo esercizio? Solamente dei pesetti, io ce li ho di Decathlon da 1,5 kg, e il tappetino, che avevo anch'esso di Decathlon ma che non trovo più nello sgabuzzino, per cui ho preso un classico telo di quelli per i picnic, insomma, ecco, che dietro è fatto in questo modo, che è molto utile, che ho comprato da Casalandia, se non erro, Casanova, una cosa del genere, e basta. Adesso ovviamente preparo tutto e poi ci rivediamo per fare qualche esercizio, ma ovviamente manderò tutto in accelerazione, alcuni pezzi li taglierò, perché comunque, ecco, un po' mi vergogno, un po' non sono brava, e tre, questo ti smonta e diventerò rossa peperone, per cui già sono oscena, ecco, non voglio evidenziare l'oscenità ancora una volta. Ok, ho chiuso la porta,
realtà, perché sennò i cani mi salteranno tipo addosso. E un'altra cosa che volevo dirvi è che comunque di questo 30 Day Shred ci sono tre ragazze. La prima è, diciamo, l'insegnante, e accanto ci sta una ragazza che è beginner, quindi principiante, che di solito io la seguivo per 5 giorni, poi gli altri 5 giorni vedevo l'altra che è un po' più, diciamo, esperta. Infatti fa dei movimenti, una un po' più limitati, cioè ad esempio una cavolata, una distende il braccio e una lo lascia un po' piegato, in modo che comunque per chi proprio è alle prime armi, che non fa da tanto attività fisica, è più facile. Ovviamente non è questo l'esercizio, però era per farvi capire. Bando alle ciance, inizio. Allenamento fatto, doccia fatta, è ora di cena. I peperoni ora me li metto a sbucciare. Queste sono le polpette, come vedete sono belle abbrustolite, poi a me piacciono così, però se le tenete di meno ovviamente si faranno di meno. L'unica cosa che non vi ho detto è che a metà cottura dovete girarle. Niente, buona cena. Sto facendo la lista della spesa perché ho notato che mi mancano un po' di cosine, tra cui delle cose indispensabili come la carta forno, lo Scottex, perché non ce ne ho proprio più. Poi vabbè, questi non sono indispensabili, però già che ci sono lo compro. Pan grattato, insomma. Ora ridico la mia lista, così domani vado al Todis e compro tutto. E anche se dicono di comprare poche cose, nel senso che loro ti dicono di fare una spesa veloce visto che può entrare in uno, però facendo così io sono costretta ad andare più spesso. Mo vediamo un secondo. Allora, nel mentre ho fatto una torta che mangerò per domani a colazione, e niente, ho fatto anche il video ricette, quindi se vi interessa ci vogliono tipo 5 minuti, è più il tempo di cottura che altro. Tra l'altro è senza uova, quindi, cioè, non dico sia light, però insomma non è neanche pesantissimo. E niente, l'ho fatto per la colazione, per fare colazione, perché a parte fette biscottate con marmellata non ho nulla, e quindi per alternare, insomma, ho deciso che mi mangerò questo. Niente, io ho visto il fotografo di Mauthausen, spero di averlo detto decentemente, comunque, che parla di un fotografo all'era dei campi di concentramento, insomma nazismo eccetera eccetera, quindi un film storico reale. Infatti era molto crudo e mi ha messo un po' d'ansia, ecco, diciamo, perché a pensare tutto quello che le persone hanno passato, i nostri antenati, tutto quanto, cioè mi viene tipo l'ansia. E mi sento abbastanza fortunata, cioè no, se leviamo l'abbastanza, ecco, mi sento fortunata rispetto a loro. Ora mi vado a leggere un libro che l'ho iniziato ieri, che si chiama Tutta colpa tua. Ancora non ho, diciamo, un'idea precisa, quindi appena arriverò, diciamo, non dico a metà, però che mi faccio un'idea, vi dico se mi piace o no. Non sono riuscita a pulire l'ingresso perché non mandava, e quindi farò tutto domani. Domani mi toccano due stanze, allora, quindi farò quelle più piccole. E niente, vi faccio vedere il libro e poi me ne vado a letto. Eccolo qui, il libro È solo colpa tua, che l'ho comprato da Amazon. Buon martedì, c'è il latte lì, perché non ho lavato il cosettino qui della Lattissima, quindi faccio caffè e latte al microonde. E poi ovviamente ho il ciambellone. Oggi lavoro, per cui devo andare, e credo sarà l'ultimo giorno, però poi vi aggiorno, perché sono uscite delle nuove disposizioni che dobbiamo leggere bene, insomma, anche da dire ai clienti, per cui insomma vado al lavoro e poi vi faccio sapere. A dopo. Allora, sono stata al fresco e vi faccio vedere quello che ho preso. Sono appena rientrata in casa e in tutto ho speso 10,97 euro, quindi vabbè, poco. Devo andare a scriverlo sulla Kakeibo,
Comunque mi sono presa della linea Vivi Wellness il latticino fresco light, questo qua spalmabile perché voglio utilizzarlo per pranzo. Poi ho preso dei petti di tacchino arrosto, petti, vi piace? E questi qua sono da 100 grammi l'uno, sono fatti tipo nelle fettine per i toast fondamentalmente, pagati 1,39 €. Un peperone, perché sono fissa con i peperoni se non si era capito. Questo che non l'ho mai provato, che è il brillantante per lavastoviglie. Io di solito uso sempre Pril, che costa un botto. Questo, pensate, costava solamente 99 centesimi. Quindi poi se è buono vi farò sapere cosa ne penso. E poi, perché tra l'altro voglio registrarvi un video dei prodotti finiti, sia di casa che di cibo. Ovviamente prodotti... tipo così freschi no, perché questi li mangio e li butto, però magari quelli hanno un po' più a lunga conservazione, insomma, che non macchiano, che non sono unti, ve li voglio far vedere, tanto perché ci dobbiamo tenere compagnia in questi periodi e di conseguenza caricando più video, ecco, delle volte non ho la fantasia, ecco, mentre così almeno ho un video da fare. Infatti anche adesso, se mi vedete, sono un po' giù cupa perché non c'è tutta questa voglia di fare, boh, non lo so, deprime molto questo periodo. Poi ho preso il latte scremato, questo a lunga conservazione, così almeno non devo uscire, insomma, le cose che mi mancavano della lista non lo so quando le prenderò. Sto pensando di fare un ordine online, lo so che poverino il corriere, però non lo so, a me mi ha messo tanta tristezza questa cosa. E comunque ne ho prese due confezioni, così almeno per la settimana il latte non mi serve più, anche se volevo prendere della carne, ma era tutto finito il reparto, quindi a me serve carne e pesce e non so, Kira, perché tossisci? E niente, poi ho preso lo Scottex perché l'avevo finito, ho preso questo che è agli agrumi, profuma, sono 240 strappi l'uno, 2 euro, quindi neanche tantissimo, perché questi qua equivalgono a uno grande, perché di solito quelli grandi hanno 500 strappi, 240 per 2 fa 4,80, quindi più o meno ci siamo. Quelli costano o 2,99 o 3,99. Adesso sistemo la spesa, vi faccio vedere il mio pranzo veloce, poi non so, sinceramente oggi voglio fare un po' di editing e poi volevo fare il depottare le cialde dei blush di MAC mettendoli nella palette che mi sono comprata. Vediamo se faccio tutto, cioè in realtà il tempo ce l'ho, però quando edito io mi chiudo e passano ore e ore, io sto ancora davanti al PC e niente, ci vediamo dopo, dai. Allora, questo rossetto mi si sta tutto levando, è tipo un po' una M. Comunque, avete presente quando una persona sta a casa ma senza fare nulla? Ecco, oggi ho proprio oziato. Le uniche cose che ho fatto sono state praticamente fare dei TikTok, quindi cose utilissime, piegare dei panni, fare un'altra lavatrice e fare la lavastoviglie che si sta facendo ora. Per il resto non vi ho fatto vedere pranzo, adesso sto facendo la cena che tra 5 minuti è pronta, quindi almeno quella ve la farò vedere. E niente, tra poco aggiorno la Kakeibo, ma in generale credo che poi farò una skin care con voi e ci vedremo direttamente domani. Non ho fatto neanche, diciamo, non ho depottato neanche i prodotti di MAC, non ho registrato. Domani infatti, se riesco, farò una giornata produttiva perché non vado al lavoro ma ci vado giovedì. Cioè, sto cercando di non bruciare tutte le ferie, mo con questi nuovi decreti devo vedere un attimo, perché per ora il decreto c'è ma non è ancora stato firmato, quindi ancora non è legge, per cui non posso chiedere ancora nulla e ora vedremo come va, insomma, vi aggiornerò. Ok, questa è la mia cena, anche se non ispira, è molto semplice, sono due cosci di pollo con dei peperoni. Niente, buona cena e poi ci aggiorniamo dopo. Buongiorno e buon mercoledì. Non fate caso a qualche ciuffo che spunta dritto, ma praticamente ci sono i capelli che della frangia mi stanno ricrescendo e non vanno dietro perché sono troppo corti, quindi rimangono sparati. Allora, ieri non ho più bloggato, siete rimasti alla mia cena perché sostanzialmente mi è iniziata a prendere a male, quindi non ho fatto grandi cose, considerate che non ho neanche editato. Questa mattina non vado al lavoro ma vado domani. Ho già fatto colazione, vabbè, con un po' di latte, il ciambellone con sopra ci ho messo un po' di burro di arachidi e niente, va bene. Adesso ho deciso di rendere questa giornata produttiva. Ah, ieri non ho fatto neanche palestra, quindi è stato proprio ozio puro, cioè
Vabbè, nel senso, ho pulito il giardino, però, devo dire la verità. Almeno una cosa produttiva l'ho fatta. E vabbè, la classica lavastoviglie, insomma, lavatrice, ok. Però, ad esempio, i panni non li ho tutti finiti di piegare. Quindi non è che sono proprio stata senza fa niente, ma non mi sto giustificando anche perché a voi non ve ne frega niente a casa mia. Cioè, non è che, tipo, sistemo casa vostra, che sono la domestica vostra che giustamente vi fate rodere se non lavoro. Va bene, ok, sto facendo tutti i discorsi senza senso, e niente, oggi ho deciso di, mentre faccio le cose di casa, tenere su la maschera. Ho letto che ne serve tanta quantità, io prima ne mettevo poca, adesso faccio un bello strato. Sto utilizzando una maschera che è nutriente, perché quella di Glam Glow mi piace, però è molto astringente. Siccome avevo dei brufoli andava bene, ma mi sono passati. Sto lavando il pennellino e adesso utilizzo questa qui, che è una maschera sì esfoliante di L'Oreal, ma anche levigante, idratante. Infatti, una volta che la levate, vi ritrovate con la pelle liscia. Comunque, oggi, se riesco, voglio registrarvi anche il video del decluttering, almeno delle scarpe. Vorrei fare anche quello dell'armadio, approfittandone che stanno iniziando le belle giornate. Comunque, adesso mi tengo questa bella mascheruccia e guardate cosa devo fare. La lavatrice. Ebbene sì, mi tocca. Ora si danno i bacetti, si fanno le coccoline. Allora, ho appena filmato il decluttering delle scarpe, ho riempito tutta la scarpiera, queste sono, diciamo, quelle che mi sono rimaste fuori, e poi ho un'altra scarpiera. Allora ragazzi, mi sono messa comoda nello studio, diciamo che sto prendendo questa quarantena con filosofia e voglio fare tutte quelle cose che in un modo o nell'altro ho sempre rimandato. Una cosa stupida che sto facendo è quella di depottare i blush di MAC. Allora, se in questo video dirò declatterare anziché depottare, cioè in questo vlog non è un video, è perché fino a mo' ho declatterato le scarpe, quindi ok, cioè in termine declatterare anziché depottare. Comunque, in pratica, io come li depotto? Sto cercando di farlo prima di farvi vedere, perché se non ci riesco, insomma, ecco. Ok, ci sono riuscita. Praticamente con la forbicina io vado nell'intersezione e questo viene fuori. Vedete? In pratica questa parte qui ha la colla che lega la cialda alla plastica. Se io andassi anche in questo caso con la forbicina si spaccherebbe tutto. Quindi cosa faccio? Mi munisco di una piastra, della carta stagnola, metto la carta stagnola sulla piastra in modo che così non si brucia più del dovuto la plastica, e poi tengo un po' in pressione questo, così per qualche secondo, insomma 10 secondi, e poi la colla dovrebbe essersi sciolta. Quando vedete che la cialdina si solleva facilmente, la tirate fuori, diciamo, ecco, con la forbicina. E fate questo passaggio in modo da non rovinare la cialda, perché se ovviamente la colla non si è sciolta, spaccate la cialda. Poi, se vi interessa anche il nome del blush, vi basterà o che ve lo scrivete voi e lo attaccate, tipo ad esempio con gli adesivi da cucina, o se no, insomma, anche questa, fate la stessa cosa, lo mettete un po' sulla carta stagnola qualche istante, si scioglierà col calore la colla dell'etichetta, e poi la potrete attaccare. Ovviamente poi si risolidifica la colla, quindi è un passaggio che dovete fare, diciamo, velocemente, ecco. Scusate se guardo sotto, ma sono in concentrazione e voglio scollare, diciamo, la colla di questo blush, perché ho deciso di depottarli. Perché innanzitutto messi qui dentro non li uso mai. Cioè, mi scordo tipo che esistano, e poi perché se li riportate 6 confezioni vi potete scegliere un rossetto, e sicuramente, insomma, l'idea di fare shopping tra virgolette gratis mi alletta parecchio, visto che in questa fase siamo tutti un po' giustamente risparmiatori. Ecco, ho pensato di fare così, quindi per due motivi, quindi, nel senso che ovviamente tanto non è che ho buttato il blush. Quando praticamente la colla si è sciolta, la cialda, vedete, esce praticamente subito. L'unica cosa è che io, per farvi vedere a voi, lo sto tutto infilzando. Comunque,
Comunque questo qui è il primo blushino che metterò nella palette. Va bene, nel frattempo io guarderò sotto che continuerò a fare questo depotting e vedete l'ho messo nella palette che ovviamente non casca perché è magnetica. E questo qua poi lo rinfilo in questo modo e lo prendono per il back to MAC. Questo è un... questo poi me lo stacco e lo riattacco alla cialdina. Va bene, intanto vado avanti con questa cosa e chiacchiero un po' con voi. Questa quarantena mi ha veramente fatto capire tante cose. La prima fra tutte è quella che mi mancano le persone della mia vita, cioè mi mancano la mia famiglia in primis, mi manca Claudio in primis. La cosa bella, tra virgolette, è che almeno io ho i cani, quindi con i cani diciamo non mi sento più di tanto sola, perché comunque pare assurdo ma i cani tengono un sacco di compagnia. Però ecco, quando sono stata quella settimana con Claudio ovviamente il tempo è volato, invece adesso ci sono delle giornate, più che altro delle ore, ecco, più che giornate, diciamo le cose come stanno, che io praticamente, magari lo metto un po' più sotto solo che ho paura che vi scandalizzate, vorrei farvi vedere quello che faccio. Ecco, diciamo che ci sono state delle ore insomma in cui comunque mi prendeva molto a male e quindi passavo dalla cucina cercando di mangiare qualcosa, poi alla fine la mia mente ha detto ti prego e le basta, e poi passavo a letto, quindi facevo cucina, letto, cucina, letto, cucina, letto, tant'è che infatti anche ieri ad esempio non ho vloggato. Diciamo che questa quarantena fa riflettere molto le persone, me in primis, sui bisogni reali che ha una persona, no? Ad esempio io ho detto che lo shopping, no? Del risparmio, però, perché non mi verrebbe, mi è partito il blush, raga, non mi verrebbe mai in mente di ora come ora andare a spendere, che ne so, 200 euro da MAC, cosa che prima non dico che era la normalità, perché come avete visto anche i miei video haul sono diminuiti, però comunque non mi creavo problemi, cioè quando magari riuscivo a mettere dei soldi da parte da dedicare allo shopping e make up, diciamo apriticielo, non si salvava nessuno, acquistavo quello che mi faceva piacere acquistare. Adesso invece sinceramente le cose principali a cui penso sono quello di riabbracciare la mia famiglia e viaggiare, cioè vedere più cose possibili sia in Italia sia all'estero, perché sto pensando veramente tantissimo alla crisi che hanno subito e che subiranno agenzie, insomma posti turistici e quant'altro, perché giustamente sono i primi a risentire di questa crisi economica, no? E quindi vabbè, ovviamente non è che sto dicendo che se io viaggio risano l'economia, assolutamente no, però nel senso comunque anche pensare di andare a vedere dei posti italiani secondo me aiuta molto diciamo a risanare un po' l'economia di questi settori che sono stati veramente colpiti dalla crisi, ma anche alberghi, ristoranti, qualsiasi posto inerente, cioè che, ma tutti in generale ne risenteremo, però soprattutto questi qui, concerti, teatri, insomma, va bene, non mi dilungo su questa cosa perché io essendo che mi piace un po' l'economia, oltre al virus in sé per sé che mi preoccupa non poco, infatti calcolate che non pensavo di arrivare a questo punto, ma oggi volevo uscire a fare un po' di spesa, ma alla fine ho letto tutto quello che sta succedendo a Bergamo, mi è proprio passata la fantasia, non voglio uscire, da che dicevo ad esempio che per me era uno spreco fare la spesa online quando una persona diciamo poteva benissimo uscire, e la spesa online era meglio lasciarla alle persone comunque anziane o che non... insomma non autosufficienti, ecco, che gliela portano a casa, anche perché poverino chi la consegna. Adesso veramente sto pensando sinceramente di acquistarla online, perché sono spaventata, sono preoccupata, non ho voglia neanche di portare i cani, non ho voglia, cioè dico c'hanno il giardino, meglio non uscire, non ho voglia, e questa cosa mi spaventa, di buttare la mondezza. Infatti ho accumulato tipo 3 buste della mondezza che penso butterò domani, perché proprio non voglio uscire,
per la paura, detta sinceramente, per la paura, perché comunque è una cosa che si attacca anche ai giovani, perché in generale comunque non voglio diffonderla e mi sento responsabile io anche per gli altri, diciamo così. Ecco, quindi sostanzialmente sono entrata in questo loop e quindi spero che sinceramente finisca il più presto possibile tutta questa storia, perché sono stanca non di stare a casa ma di vedere persone che comunque escono e se ne fregano. Comunque va bene. E niente, quindi questo comunque problematica mi sta facendo riflettere molto anche su me stessa. Io delle volte ho passato periodi in cui mi autodistruggevo, periodi in cui pensavo di non valere niente, periodi bui in cui vabbè raga, soffrivo di depressione. Delle volte io uso il termine sono depressa, magari quando mi manca una persona, no, sono depressa perché mi manca Claudio, so che lo uso a cioè quando lo uso non penso di usarlo a sproposito, no? Come quando mi dico sono una balena, ovviamente non voglio offendere le persone che magari sono un po' più in carne di me, no? Ma lo uso perché sono fatta così, sono fatta purtroppo in una maniera tale che il mio cervello distorce quella che è la realtà, quella che realmente sono io, no? E quindi delle volte il offendermi è come se vorrebbe far scattare in me quella molla per dire le cavolo svegliati, mettiti a dieta, oppure le cavolo svegliati, capito? Cioè sei giù, basta, fatela via bene, no? Non è morto nessuno, lo rivedrai. Però ecco, cioè non li voglio usare per offendere, no? Però comunque dicevo, questa quarantena mi sta aiutando perché sto capendo veramente quanto sono stata brava, quante cose ho realizzato nella mia vita, quante cose soddisfacenti ho avuto nella mia vita e soprattutto sono contenta della persona che sono, e secondo me arrivare a questa consapevolezza è una bella cosa. Io se mi prendevate, penso già anche l'anno scorso, non la pensavo così, pensavo che ero una fallita, pensavo di non valere niente, pensavo che tutte le cose brutte che comunque mi capitavano nella vita me le ero cercate, me le meritavo, pensavo, non lo so, tutte, avete presente quando sei giù che non vuoi neanche uscire, che non hai le forze di fare nulla? Ecco, quello è un sintomo. E vabbè, niente, quindi adesso mi guardo e dico, cavolo, io nel 2014 è stato l'anno in cui ho messo piede in questa casa. Sono 6 anni che sono qui, sono andata via di casa all'età di 23 anni e sinceramente mi sono sempre in un modo o nell'altro preso cura della casa. Non sono sicuramente donna perfetta, la casalinga provetta o quello che volete, però ho sempre lavorato, quando non bastava un lavoro mi sono sempre adagiata a fare altro. Non sono mai stata una persona con le mani in mano. È vero che sono una di quelle persone che comunque ricerca delle volte la casa, ricerca delle volte la, come si può dire, il suo nido, no? Però, cioè, comunque mi sono sempre data da fare. Cioè, io se ripenso ad esempio anche all'anno scorso, no? Andavo a fare salsa 2 volte a settimana, 3 ore, dopo che uscivo dalla palestra, che avevo fatto, che ne so, 2 ore, 3 ore, e poi mi andavo a fare altre 3 ore di salsa. Cioè, in un giorno facevo tipo 5 ore di allenamento e dovevo prendere anche la metro 1 ora, no? Comunque, cioè, sono tutti sforzi fisici che io non avrei mai pensato. Invece, alla fine, la testa è tutto. Anche quest'anno, no, sono molto fiera di me perché, vabbè, adesso ovviamente è bloccato tutto della patente, però finalmente sono riuscita a, come si dice, a realizzare il sogno di prendere questa cavolo della patente. Era una di quelle cose che io mi ponevo sempre, sì, vabbè, poi la prenderò, sì, vabbè, poi la prenderò, sì, vabbè, poi la prenderò. Alla fine passava il tempo e non l'ho mai presa. E invece sono molto molto felice che ci sono riuscita, ecco, e cioè ci sono riuscita, ancora no, però insomma sicuramente quest'anno la prenderò. E niente, quindi ecco, a riflettere mi fa bene e niente, va bene, io penso di chiudere qui, se no vi ammorbo, ho letto 10 minuti, quindi so già che è solo sta giornata 10 minuti.
Finisco di depottare i blush, stavo per dire un'altra volta declatterare, poi ci vediamo penso dopo per la cena o vediamo un attimo se faccio qualche pulizia. Domani sicuramente voglio declatterare anche i vestiti, così almeno posso rimettere a posto la cabina armadio e la stanza. Voglio fare queste cose, voglio anche declatterare, mamma mia quella di sopra, tipo, come si dice, i cassetti, lo sgabuzzino, voglio, i comodini, voglio vedere tutte quelle cose che ho in più, perché ecco, secondo me questa è l'occasione giusta per fare questi lavori. Passo e chiudo, ci vediamo dopo. Ok, ho finito di depottare, questa è la palette, mi si è frantumato solo un blush, però secondo me era pure perché era vecchio, però sono contenta di averlo depottato, mamma mia, la mia immagine da dietro non me si può vedere, perché almeno così li potrò utilizzare. Questa palette ovviamente ha anche un rialzo per le cialde, solamente che quando sono andata io da MAC non era finito, e quindi sono così più sotto, però appena insomma, ripeto, finirà tutto questo, me la vado a prendere e la faccio più carina, anche perché voglio fare tre blush rosati e tre pesca sono, quindi dal più chiaro al più scuro, e almeno li potrò utilizzare. E questi qua ovviamente li vado a mettere da parte perché ne ho già altri 6 che non sono blush ma sono i prodotti di MAC che ho finito, e questi altri 6 così quando potrò prenderò 2 rossetti. Ovviamente sto pensando a questa cosa ma non è di vitale importanza, è solo per chiacchierare tra di voi tranquille, non mi manca andare, anche perché non ci faccio niente, non esco, però è giusto per chiacchierare, perché purtroppo qui su YouTube ormai non si sa più come dire, cosa dire, perché viene preso tutto male, in realtà non era nulla di brutto. E niente, adesso sono le 7, mi metto a cucinare, anche se in realtà non ho assolutamente idea di quello che posso fare, cioè che fare, di quello che ho da mangiare. Allora, questo qui è il mio piatto per la cena. Praticamente qui abbiamo un vasa che è tipo un crostino integrale, buonissimo, con poche calorie, del formaggio spalmabile con un po' di aceto balsamico, dell'insalata con del limone, e questa è una frittata con cipolle di Tropea. Tanto stasera non devo baciare a nessuno. So che quando c'era Claudio, insomma, avevo più voglia di fare, cucinare, sia io che lui, insomma, però stando da sola preparo qualcosa, insomma, al volo senza impegnarmi troppo, e anche perché la voglia è poca. Però domani devo andare a lavoro, quando torno voglio fare qualcosina integrale se riesco, ecco, per cena o la pizza, ora vedo un attimo, qualche ricettina voglio farla, magari la preparo pomeriggio così poi per la sera devo solo cuocerla, in modo che non ho fame, perché io arrivo sempre all'ultimo che ho fame e mangerei qualsiasi cosa. Niente, buona cena, e adesso andrò a vedere qualche puntata di Prison Break, poi mi leggo il libro e non so se ci rivediamo oggi o direttamente domani. Comunque non so se ve l'ho detto, ma io sto facendo la scorta anche per andare a buttare la mondezza, praticamente accumulo 3-4 buste e poi le butto tutte insieme, perché io col fatto che sto pulendo, facendo e tutto, sto trovando cose che non mi servono da buttare, e quindi ho già 4 buste in 3 giorni. Quindi ecco, domani con la scusa che vado al lavoro prenderò e butterò. Prima invece non ero così, nel senso, è ovvio che ogni volta uscendo tutte le mattine la buttavo, e inizialmente avevo pensato di fare così, quando l'accumulo la butto, però avendo pure il giardino e tutto quanto l'accumulo tutta di fuori in una botta, poi me le levo tutte per non uscire troppo spesso, anche perché io ancora non sono riuscita a trovare nessuna mascherina. Niente, dai, ci vediamo. Buon giovedì, io sto con questa che è la mia unica gioia della giornata, sto sorridendo perché preferisco. Comunque niente, oggi è una giornata abbastanza pesante e difficile per me, ho mangiato 2 hamburger con un po' di insalata, quindi non ho ripreso il pranzo né nulla. Sono tornata da lavoro e oggi ho ricevuto delle chiamate al lavoro che mi hanno destabilizzata, di persone che dovevano prendere il mutuo per pagare i dipendenti, di persone che sono state licenziate, persone che sono state pagate solamente a metà, altri che non possono pagare l'affitto del negozio perché non hanno avuto entrate. Quindi è un po' una situazione brutta, cioè sentire persone comunque che ti chiamano disperate non è una cosa bella. In più anche su Instagram mi state raccontando le vostre storie e mi avete veramente scossa. Vorrei fare tanto, ma in realtà non posso fare niente, e questa cosa mi distrugge.
Io oggi sono uscita, sono andata al lavoro, appunto, e ci andrò lunedì perché sto ovviamente alternando perché non voglio bruciarmi le ferie. In realtà poi con la 104 sto vedendo un attimo di non andare proprio, però capisco anche che serve. Serve perché dobbiamo lavorare. Anche se io vorrei stare a casa, vorrei fare il telelavoro, ma non ho i programmi sul computer, quindi non posso. Non ho una macchina per portarmi il computer. Quindi ok, e niente, va bene. Oggi volevo uscire a fare la spesa, pensate, perché volevo fare la pizza e mi mancano degli ingredienti. Però alla fine ho pensato: ma posso uscire per la pizza quando c'è gente veramente preoccupata? Quindi non esco. Scusate, ma stavo a leggere i messaggi su Instagram. Non esco, uscirò solamente quando veramente ho tante cose da fare, da comprare e quando la mia dispensa sarà realmente vuota, che non ho più nulla. Perché un po' di cose ce l'ho, se mi arrangio posso fare tanto, posso stare tranquilla almeno altri 2 o 3 giorni. Il mio desiderio sarebbe quello di poter uscire a fare la spesa una sola volta e massimo due, tre a buttare la mondezza, anche se i secchioni sono davanti a casa, vorrei proprio evitare. Lo so che è una cosa stupida, me ne rendo conto, ma è una cosa che voglio fare. Non giudicatela, cioè io non giudico nessuno, capisco anche chi fa le storie su Instagram a ride e scherza perché c'è bisogno anche di questo, c'è bisogno di tante cose in questo momento, tranne del giudizio e della cattiveria, ecco, bisogna dire e fare le cose con tranquillità e amore verso il prossimo perché tutta questa storia ci serve a questo, a capire quanto veramente dobbiamo stare uniti, quanto ci dobbiamo volere bene, anche se non, magari non ci conosciamo. E niente, quindi ecco, sono in questo mood un po' così, per distrarmi magari girerò un video di prodotti finiti, vedo un attimo, tanto ce l'ho un po' di cose da mostrarvi e niente, va bene. Detto questo, spero di essere stata chiara, poi forse sabato devo andare a comprare delle cose della spesa a mia mamma e mo vedo un attimo, se no, se va lei, gli dico a lei cosa comprarmi e mo vediamo. Comunque vi terrò aggiornate. Ora mi mangio la torta. E niente, vi auguro un buon proseguimento, non so se ci rivedremo, oggi intendo. E niente, va bene, un bacio, a dopo. Buonasera ragazzi, ho messo la maschera di L'Oreal, è questa qua, la maschera all'argilla pura, quell'argilla rosa che è ideale per pelli comunque secche. E niente, va bene, io pensavo in realtà che ci saremmo viste direttamente domani, perché la mia voglia di alzarmi dal letto e di essere produttiva oggi era veramente pari allo zero, tant'è che infatti da pranzo, adesso che sono le 6 e tra l'altro ho visto che le giornate, sto cercando i lati positivi, si stanno allungando molto e niente, in pratica, come vedete fuori è ancora giorno e la cosa mette un po' di felicità. Vabbè, comunque ho trovato la voglia di alzarmi dal letto e ho iniziato a fare una cosa che mi piace tanto, cioè mi piace tanto quando ho la fantasia, cucinare. Cucinare è una di quelle cose che io amo e odio allo stesso tempo. Ci sono dei momenti che tipo prendo due cavolate e le metto sul fuoco e mangio, altre volte invece che mi va di preparare qualcosa di più sfizioso, magari adesso soprattutto perché ho più tempo. E niente, quindi stavo a casa, e stavo a casa, sì, stavo sul letto e adesso che sono le 6 mi sono alzata, sto lavando i pennelli, quindi sto rendendo la mia giornata produttiva, anche perché raga, sono schifosissimi. Stasera ho deciso di farmi il couscous, che se verrà bene, sicuramente vi farò poi un video ricette. Non l'ho fatto con tutti gli ingredienti perché io solitamente quando lo faccio con melanzane, zucchine, peperoni e ceci. Però non avendo né zucchine né melanzane, ci ho messo la cipolla, lo farò peperoni e ceci e basta e vabbè il couscous. Però ecco, sinceramente non mi andava di uscire per comprare queste due cose perché lo trovo essenzialmente inutile. Quindi quando dovrò fare la spesa, ovviamente comprerò anche un po' di verdura perché mi sta veramente finendo anche la frutta. Adesso ho fatto pomeriggio spuntino con una banana. E tra poco mi bevo un caffè. Sono indecisa se farmi una bella tisana e mettermi a leggere un libro in giardino, però non so quanto dura il sole, o appunto farmi un caffè. La mia fortuna è avere il giardino, sinceramente, infatti non me lo aspettavo, ma in questa quarantena praticamente io sto mettendo a posto tutto il giardino, in poche parole, perché è uno spazio che prima invece non curavo perché non ci stavo praticamente mai, ci tenevo solo Kira, quindi ovviamente a parte lavare il pavimento,
non me ne fregava niente, no? E niente, vabbè, che poi chi la sta, cioè, fa avanti e indietro ancora fuori e dentro, non è che vive in giardino, detta così, no, perché molto spesso arrivano quelle critiche, vabbè, adesso anche whisky, molto spesso io parlo delle cose, no, e la gente tipo dice, ma scusa, whisky, ma scusa, così è, no, raga, va tutto bene. E niente, quindi mo faccio il couscous, lavo i pennelli e niente, non so cos'altro fare, in realtà dovrei pulire, ma sto pensando di fare la cucina, cioè di pulire oggi tutta la cucina, però non vi anticipo nulla, devo anche finire i video del clutter e vi volevo far il video, quello del cambio stagione della mia makeup collection, perché è uno di quei video che io lo facevo per rilassarmi, insomma, e pensavo non vi piacesse, invece me lo state richiedendo in tantissime, quindi sicuramente anche quello è uno di quei video che adesso che ho tempo sicuramente potrò girare. E comunque mi sono accorta che nonostante questo periodo, una cosa positiva è che riesco a curare la mia pelle come si deve. Io per fortuna non ho mai avuto grandi problematiche alla pelle, cioè al di là della secchezza non ho mai sofferto di brufoli, cioè mi vengono solo quelli ormonali, però ecco, delle volte mi è capitato che andavo a letto struccata, stavo distruccata magari, e quindi la mattina dopo mi trovavo magari la pelle tutta disidratata e quant'altro. Invece adesso, facendo comunque la maschera, poi io dopo la maschera, non so voi, ma metto sempre il tonico e poi passo la crema idratante. Non ve l'ho detto, ma questa maschera tipo si asciuga ovviamente, infatti un po' già sta tirando, e io come tonico, aspettate che spengo l'acqua, come tonico sto usando questo che l'ho praticamente finito, che sta qua a questa altezza, l'ho aperto da un mese neanche, no, non è vero, l'ho messo nel video dei preferiti di gennaio o febbraio, vabbè, comunque due mesetti me li ha fatti, ed è il tonico di Pixi alla vitamina C. Io sono patita dei tonici di Pixi, sono secondo me il prodotto, cioè tipo best seller della Pixi, è quello proprio che mi piace di più. In generale trovo che Pixi sia molto meglio per quanto riguarda la skin care piuttosto che i trucchi. Però a maggior ragione, se vi dovessi consigliare proprio un prodotto base dal quale partire per scoprire il brand, ecco, secondo me il tonico è uno di quei prodotti indispensabili. So che molte non usano il tonico perché dicono che non fa nulla, in realtà io cioè sono una di quelle che dice invece che se lo utilizzate troverete proprio la differenza nel vostro viso, perché comunque il tonico, oltre a preparare la pelle per l'applicazione dei prodotti, quindi far sì che agiscano in maniera migliore, tende comunque a levare i vari prodotti che avete utilizzato prima, quali il detergente, insomma, comunque è utile anche in questo caso. Infatti delle volte io li trovo il dischetto un po' sporco e quindi vado di tonico, vabbè, comunque. E poi secondo me idrata anche la pelle, cioè non che idrata, però va a ripristinare la pelle dopo il detergente. Mi sono spiegata bene? Va bene, ok. Comunque mi è arrivata anche oggi la bolletta della luce e del gas, ho cambiato gestore, io prima avevo Eni e Energrid per la luce. Devo dire la verità, per la luce non mi potevo lamentare, perché comunque Energrid fa pagare veramente poco, mentre Eni Gas, cioè, veramente mi dava delle batoste allucinanti, praticamente, cioè, consumavo tipo 30 metri cubi a bimestre e pagavo delle salassate anche di 100 euro. Quindi va bene, quando poi ho provato a chiamarli per dirgli comunque che secondo me c'era qualcosa che non andava, la loro risposta è un mercato libero, se vuole può cambiare. Quando mi hanno detto così ho detto ok, perfetto, se voglio cambio. E quindi niente, ho cambiato, sicuramente ho trovato io l'operatore molto simpatico, ma va bene, comunque sull'onda di questo operatore ho cambiato gestione. Adesso sto con Elettra Gas, e siccome facevano una promozione che non so se c'è ancora, perché io l'ho cambiato a gennaio e questa è la prima bolletta che mi arriva, di luce e gas, quindi purtroppo mi sono levata anche da Energrid, ma in realtà vi devo dire la verità, non mi trovavo male.
per quanto riguarda la luce, perché io pagavo tipo 30 euro, una cosa del genere, ogni bimestre. Ovviamente, quando ci stava il canone RAI in fattura, in bolletta, quelli erano 18 euro, mi pare, per 5 o 6 mesi, no, per 5 mesi, tipo 20 euro, una cosa del genere. La bolletta stava intorno alle 50 euro. Però quella, cioè, quelli te li mette qualsiasi compagnia, ovviamente, non, cioè, loro non c'entrano nulla. Ok, ho lavato i pennelli, sto finendo di sciacquare bene e poi adesso vedremo più tardi cosa faccio. Sicuramente vi riprenderò il couscous. Adesso vado anche a piegare un po' di panni, anche se in realtà piegherò solo quelli di Claudio, perché io voglio fare il declutter dei vestiti, visto che questo weekend, insomma, non vado a lavorare, non so cosa fare, e niente, va bene, quindi passerò il tempo così. Vi mando un bacio e ci vediamo sicuramente dopo. Ciao! Allora, come vi avevo detto questa sera a couscous, io praticamente ho un po' sbollentito peperoni e, come si dice, cipolla. Poi ho aggiunto dei ceci che avevo in scatola, quindi già precotti, che sono solamente da riscaldare. Non fate caso qui al cavolo cappuccio, ma ne ho già tagliato metà perché domani voglio mangiarlo, quindi me lo metterò a cuocere adesso perché ho notato che quando ho fame, insomma, vorrei spizzicare di tutto, invece se mi preparo già le cose per il giorno dopo che sono a lunga cottura, come ad esempio il cavolo cappuccio, ecco, mi viene fame e mangio, invece così, avendo quello a cottura più lunga, poi la pasta ci mette 10 minuti e riesco ad aspettare. Va bene, niente, comunque qui si è cotto tutto. E io in una ciotola a parte ho fatto il couscous, che praticamente basta mettere, io ho messo 70 grammi, poi dipende da quanto ne mangiate, con altra, cioè parità al rapporto acqua calda 1 a 1, quindi 70 ml di acqua, e l'ho lasciato così 5 minuti coperto in modo che si cuocesse, e adesso lo vado a mettere dentro alla padella, insomma, così si riscalda. Ecco fatto, l'ho versato, adesso ovviamente lo giro un pochino, lo lascio scaldare un pochino e poi lo metto tutto un pochino e poi lo metto nel piatto e ceno, ovviamente, anche perché sono le 8:30, metto a fare il cavolo sui fornelli. Eccolo qui, so che magari non vi ispira, ma io l'ho già assaggiato ed è buonissimo. Buona cena! Ecco il cavolo che si sta facendo. Comunque, sicuramente ora io mi metto a mangiare, poi faccio un po' le pulizie generali della cucina. Quindi passo semplicemente la scopa e lavo i fornelli. E poi niente, vado a vedere Prison Break con Claudio, perché noi abbiamo preso questa abitudine tutte le sere di vederci almeno due puntate insieme. Così è come se non stiamo fisicamente insieme, però è una cosa nostra e quindi niente, va bene. Una piccola scemenza che però ci fa stare meglio, diciamo, ci fa sentire meno la lontananza. Niente, io vado, vi mando un grosso bacio e ci rivediamo domani con l'aggiornamento della mia giornata. Buongiorno, allora buon venerdì. Ormai il bagno è il nostro nuovo compagno di vita. Allora, cioè il mio in realtà, però il compagno anche vostro, visto che mi seguite e anzi, grazie che mi confortate. Ieri è stata una giornata pessima, però alcune di voi, insomma, mi hanno abbastanza confortato e quindi niente, oggi mi sono svegliata un po' col sorriso, diciamo, cioè col sorriso è un eufemismo, però sto più tranquilla, anche se mi sono pesata, quindi non è molto tranquilla la situation, però che devo fare? Cioè, alla fine quando uno sta qua cerca di, cioè, sfogare il dispiacere in cibo, anche se comunque devo dire la verità, la sera soprattutto, cioè più che altro i pasti principali non mangio tanto, ecco, tipo gli snack, infatti mo andrò avanti tipo yogurt, mo vedo un attimo, e semi, queste cose qua. Comunque, allora, in realtà adesso è tardi, cioè nel senso è mezzogiorno e mezza. Io ho pulito i fornelli, perché ieri poi ho cucinato la verza, e quando io cucino la verza, insomma, il cavolo cappuccio, non so come si chiama, comunque faccio veramente dei grandi danni al fornello, e quindi niente, stamattina, visto che l'ho levata e ho pulito i fornelli, ma in realtà questa sera, cioè la sera scorsa, ormai non so più come comunicare, va bene. Quando si mette?
Boh, ci avrò i baffi, la peluria, non lo so. Vabbè, comunque, non ho avuto un sonno tranquillo. Mi è salita veramente l'ansia ed è una cosa bruttissima. La cosa positiva nell'ansia, se così vogliamo dire, è che a me è capitato solamente 2 volte di avere l'ansia, proprio brutta, brutta, nel senso, ultimamente intendo, ok? Oggi è stata la seconda volta. Però la prima volta che mi è presa mi ha spaventato di più, sinceramente, perché io sentivo delle fitte fortissime al petto, allo stomaco, mi agitavo nel letto, non riuscivo a dormire, sono stata 3 ore a guardare il soffitto, ma non avevo un motivo specifico, no? Mentre questa volta il motivo c'era, quindi comunque avere l'ansia con un motivo secondo me è stato più tranquillo, se così vogliamo dire, perché comunque è un motivo, cioè te ne fai una ragione, voglio dire. Invece la prima volta che mi era venuta quest'anno non avevo un motivo, cioè accanto c'avevo Claudio, quindi non stavo neanche ad esempio da sola, perché sapete che ho un po' di problemi a stare da sola. Infatti questa quarantena mi sta distruggendo a livello psicologico, ma non perché ho voglia di uscire, tutto quanto, è proprio lo stare in casa da sola la notte, questo mi destabilizza un po', e non sapere quando e come rivedrò la mia famiglia e Claudio, ovviamente. Scusate, sono dovuta venire un attimo in cucina perché sentivo un brutto rumore, in realtà non è nulla. Comunque, no, dicevo che comunque ne risento più per questo, ma non mi passerebbe mai nel cervello di dover uscire, cioè, e quindi me la faccio prendere bene sostanzialmente le mancanze varie. Però la sera purtroppo uno pensa e non ha controllo di questa cosa, no? E quindi stanotte mi sono svegliata ripetute volte, alle 3, alle 5, poi alle 8 e poi alla fine sono crollata, mi sono svegliata verso le 10. Sono rimasta fino alle 11 a letto, poi ho detto, senti, rendiamo questa giornata produttiva. Tra l'altro ho finito un bel po' di prodotti per la casa, perché in questo periodo, appunto, stando sempre dentro casa, uno vuoi o non vuoi pulisce, no? Anche se io non ho ripreso grandi cose, ma ve l'avevo promesso, io ve lo prometto sempre, poi alla fine non lo faccio. Perché trovare l'inquadratura non è, cioè, a volte non sono a fuoco, mi rompe un po' le scatole, no? Anche se è vero che io voglio caricare contenuti di qualità, poi magari nell'editing invece vedo che la qualità è bassa perché c'è troppa luce, insomma, ho dei disastri, dovrò fare un corso, credo. Comunque niente, va bene. Quindi, vuoi non vuoi, sto finendo diversi prodotti per la casa. Infatti, dopo pranzo, perché adesso è quasi l'una, mangerò e mi farò una bella doccia. E registrerò credo 2 video, uno dei prodotti finiti per casa, quindi questi qui con un po' di cibo che ho conservato, e un altro dei prodotti invece beauty, perché anche lì vuoi non vuoi è vero che non mi sono truccata più di tanto, però alcune cose le ho terminate, soprattutto quelle di skincare. La cosa che sto capendo è che prima, ad esempio, andavo a fare la spesa tipo scacciato, andavo al lavoro scacciata, no? Invece adesso, siccome esco, cioè poco, perché ripeto, ho paura, detta sinceramente, esco solo il necessario, quindi per andare al lavoro, e da lì, visto che già sto fuori, faccio le altre cose, quindi butto la mondezza e la spesa. Non esco più neanche per portare i cani, perché cioè in realtà usciva Claudio, perché c'ho il giorno. Quindi dico, meglio che stanno nel giardino, che io rischio di ammalarmi e poi non si sa i cani a chi vengono affidati. Quindi niente, questa è la mia salvaguardia. Ho provato anche a fare la spesa online ieri dall'Esselunga, ma tipo la prima consegna è tra 20 giorni, che non è molto utile. Infatti, vabbè, andrò domani a fare la spesa. E niente, quindi tutto questo per dirvi cosa, che dopo registrerò 2 video, così io mi tengo compagnia da sola e poi quando saranno online terrò compagnia a voi. Nel frattempo ve ne sto mettendo uno oggi di video, che è un video senza tagli che avevo caricato la settimana scorsa, però poi ho ricevuto, cioè ho visto che c'erano delle cose che non mi piacevano all'interno del video, tipo la mia ciccetta che ci sta ancora, però ho cercato di limitare i danni. E poi vabbè, tipo che commenti, insomma, non troppo graditi, però alla fine ho pensato pure che tanto la gente c'ha da chiacchierare, soprattutto mo in questo periodo, che stanno senza fare nulla, e quindi niente, va bene. Detto questo, ora vado, aiuto, mi sto facendo i danni, penso che farò una lavatrice e devo piegare, guardate, quell'angolo lì, ma non mi va.
Allora, questo è il mio pranzo, questo è il cavolo cappuccio di ieri, poi c'è l'insalata di mare che ho preso dalla Lidl, ora vi faccio vedere la scatola, e lì c'è un po' di zenzero che tra l'altro è uguale al cavolo cappuccio, e niente, questo è il mio pranzo, super fresco perché oggi è proprio una bella giornata. La confezione è questa, vedete, insalata di mare con verdure, l'ho trovata a Lidl sulle 6 euro, è un chilo, però sgocciolato mezzo chilo, e io ne mangerò circa 200-250, ora vediamo quanta me ne va, per ora ne ho messi 200 nel piatto, che io vado sempre a sgocciolare, vedete sotto c'è lo scolapasta e poi lo sciacquo un po' perché comunque dentro c'è molto olio e non mi piace tanto. E questa è appunto quella che mi è avanzata. Allora, questa va conservata entro 2 giorni da quando l'aprite. Io l'avevo presa per mezz'otti, ma siccome non ci vedremo, almeno non questo weekend, ecco, ho deciso di aprirla perché scade il 3 aprile. Oggi siamo al 20, non voglio arrivare a ridosso. E niente, quindi la mangerò oggi e domani. Volevo fare oggi a cena, però sempre la stessa cosa, poi un po' mi scoccio. E quindi niente, se siete in due sicuramente la mangiate, ecco, con più gioia. Ed è molto conveniente a livello di sì, di pranzo, di prezzo. Detto questo, buon pranzo. Io vado sempre di Totani perché cioè, dell'insalata di mare è la cosa che più adoro. Buon pranzo! Allora, sono stata un po' impegnata, non sono riuscita a lavarmi e fare altro perché ho finito di editare il video e ne ho messo in carica un altro riempiendo per bene l'info box. Comunque niente, alla fine mi sono vestita, mi sono tolta il pigiama e ho pensato di andare oggi a fare la spesa, più che altro perché nel mio cervello, ho pensato oggi è venerdì, domani è sabato, magari domani c'è più gente, anche se in realtà ormai le giornate sono tutte uguali e la gente, diciamo, non fa differenza tra venerdì e sabato, però nella mia testa ho pensato il sabato sera è sempre pizza, quindi magari le persone vanno a comprare le cose per la pizza e ci metto di più. E sto andando adesso che sono più o meno le 3:30, sperando di non trovare gente, e ho pensato appena ritorno metto tutto a lavare e infatti penso che uscirò senza cappotto, in modo che così butto tutto a lavare, tanto fa caldo e poi mi faccio la doccia perché ho l'ansia. Purtroppo non ho mascherine né guanti. So che molti dicono che non serve. Io ho sentito i medici e dicono che serve, però non si trovano online. Ne ho trovato una a 50 euro, ma quelle sono usa e getta. Quindi spende 50 euro a mascherina non ce li ho. E quindi non lo so. Boh, vedo. Comunque metterò gli occhiali perché almeno è l'unica cosa che riesco a coprire, visto che poi io faccio sempre il soggetto. E niente, con la scusa approfitto anche per buttare la mondezza, che ormai sono sommersa da mondezza. Niente, vado, ci vediamo direttamente dopo perché il cellulare neanche lo porto perché sennò c'ho la cosa di mettere le mani. Ho l'ansia, lo so, sono paranoica, me ne rendo conto che poi non sono mai stata ipocondriaca, ma ci sto diventando. Questa cosa è più grande di me e non riesco a controllarla. Cioè, nel senso, non è che io posso controllarla, però è più grande di me e non so come gestirla. Ecco, questo è il termine più esatto. A dopo. Allora, mi vedete truccata perché sono andata a registrare il video dello svuota la spesa. Ho comprato veramente cioè, il massimo che riuscivo a portare. Ovviamente non ho fatto incetta perché essendo a piedi è un po' difficile fare incetta di 10 pacchi di pasta, ad esempio. Anche se io credo che non serva fare queste cose. Anzi, perché soprattutto chi magari è a piedi come me non può. Non può appunto permettersi, se quello in zona non ha cose, di andare a girovagare da altre parti, cioè preferirei stare senza, ovviamente. Va bene, comunque è un discorso mio e non ce l'ho con chi se prende 3 o 4 o 5 pacchi, intendo di persone che magari si sono prese 20-30 confezioni di cose. Comunque, siccome mi stava scadendo la pasta sfoglia, oggi è 20, scade il 22, sono in un periodo in cui sto leggendo tante cose sull'alimentazione e mi sono chiusa, in poche parole. Vabbè, però cioè, ho anche, diciamo, come valore mio morale in questo momento, no sprechi, cioè io non sto facendo, non sto buttando niente. Prima capitava, ad esempio, frutta e verdura, magari che la compravo, poi andava male, la buttavo così come se nulla fosse. In questo momento mi sento una cacca, cioè è una cosa che mi sta cambiando in questo senso, in modo positivo. È l'unica cosa forse che, cioè non che dico era meglio se non c'era, però sto imparando un po' di cose da questa situazione. Sto cercando di cogliere positività, un termine
assurdo, secondo me. Comunque avete capito, cioè non è fraintendibile quello che dico, almeno spero. E niente, quindi avevo questa pasta sfoglia, non sapevo come farla, ma vi faccio vedere come alla fine ho pensato di farla. Allora, ovviamente è tanta. Comunque qui ci ho messo del formaggio spalmabile light, questo qua, che io ho comprato da Fresco, e sopra delle fette di tacchino. Invece di qua sto facendo con passate di pomodoro, che è quella che fa la mamma di Claudio, vedete? Con passate di pomodoro, poi ci metto un filo proprio d'olio, ok? E poi un pochettino di sale. Sto prendendo in questo momento, perché sono un genio che non mi sono preparata nulla, ecco qui, e sto pensando di se metterci del formaggio o lasciarla semplice così. Diciamo che io avevo voglia di pizza stasera, quindi calcolerò tutto ciò come pizza. Poi comunque domani mi spetta insalata di mare con insalata, gioco di parole, e non metterò neanche l'uovo sui bordi, perché sinceramente mi pare un po' grasso così come situation. Qui l'avevo tagliata male, raga, quindi ora farò un casino, ok? E quindi niente, questo è ciò che mangerò per cena, un pasto super veloce, anche abbastanza calorico, però secondo me se eravamo in due, ecco, uno mangiava metà e metà di quell'altra, e era un pasto comunque giusto. Io ovviamente credo che avanzerà per domani, magari ne mangio metà e metà e la mangerò domani a cena, insomma, ora vedo. Comunque ora in forno e poi ci rivediamo quando è cotta. Allora, eccole qui sfornate, sono venute così un po' bruciacchiate perché stavo al telefono con mia sorella e quindi niente, va bene, l'ho lasciato un po' di più, aveva suonato e ho detto tanto si spenge in automatico, in realtà comunque essendo caldo ho continuato a cuocere, va bene, comunque le mangerò lo stesso e mangerò metà e metà, gli altri le lascio per domani. Buon appetito. Questo ci si poteva mettere anche il formaggio, però dato che c'è di qua ho detto lasciamo perdere, insomma, già è tanto l'apporto calorico. Comunque c'è anche la lavatrice in sottofondo, quindi niente, va bene, io vado e ci vediamo penso dopo. Buon sabato dal pigrone, sono le 10, guardatelo, devi aprirgli gli occhi, non chiuderli, pigrone. Whisky. Fino a poco fa dormiva con la... sbuffa pure, dormiva con la lingua di fuori. Comunque ho seguito il vostro consiglio, si ho messo, eccolo, buongiorno, una coperta doppia, cioè nel senso sotto ci sono tutte le mie coperte con lenzuolo, il copriletto, eccetera, eccetera. E poi ho messo questa coperta così durante la notte loro salgono e poi di giorno la levo, ovviamente, mo adesso ci alziamo, la levo e chiudo la stanza, così insomma non sono costretta a cambiare le coperte ogni 3 giorni, perché ieri sera le ho cambiate, quindi sono ancora tutte profumate dell'ammorbidente. In tutto ho dovuto limare le unghie, raga, sono non le metto a fuoco, eccole, sono a pezzi, cioè a parte ci stanno ancora dei pezzi di rosso, ma non riesco a levarli e sono veramente oscene. Sì, va bene, fai tranquillo, eh. E qui mi devo ancora passare lo smalto, volevo levare i pezzi rossi, raga, ma fa troppo male, ce le ho tutte devastate, guardate che schifo. Quindi niente, metto uno smalto trasparente, volevo mettere uno smalto bello nude, ma col fatto che sono tutte non limate, perché io non ho la lima, quindi cioè se vi dico come le ho limate vi abbiamo corpo, però mi facevano troppo male, erano diventate troppo lunghe, ce l'avevo da 6 o 7 settimane e andavano fatte. Niente, lo metterò trasparente con i glitter, questo per esattezza di Mesauda, non so se vi interessa, comunque questo qua, lo Shine and Wear. Allora, mi vedete qui, dietro vedete me, tra l'altro, mamma mia che incubo, una doppia me. No, è che praticamente mi voglio fare la maschera, solamente che, vabbè, metterò questo che sono un po' più decente, volevo mettere il mollettone antisex, ma già sono scena, invece così sono ridicola. Comunque, ok, va bene, niente, oggi mi metto un po' più spostata, è una giornata tutta dedicata a YouTube, infatti assolutamente...
Voglio, cioè già sto filmando un What I Eat in a Day. Stamattina mi sono mangiata per la prima volta il porridge e devo dire la verità, io ho sempre pensato fosse tipo una pappetta in sapore, che non riempisse, eccetera, eccetera. Invece l'ho provato e sembrava tipo, non so se io ho combinato gli ingredienti perché comunque come l'ho fatto io non l'ho visto da nessuno. E, comunque sembrava tipo gelato. Quindi mi è piaciuta tantissimo e lo farò penso anche domani. Comunque, vabbè, ho filmato, quindi lo vedrete nel canale What I Eat in a Day. E niente, per pranzo, tra un po' mi metto già all'opera perché devo fare, cioè voglio fare dei ravioli. Non so se li avete mai mangiati, i ravioli, quelli là, come si dice? Cinesi. Quindi lo farò con carne e tipo verza all'interno e niente, va bene. La pasta va tipo messa per circa, rilasciata tipo in riposo per circa un'oretta, per cui ecco, essendo già, adesso ho accosato pure i capelli, aiuto, essendo già a mezzogiorno mi devo mettere all'opera così almeno per le due io mangio, insomma. Comunque, lo stare a casa mi sta facendo rivalutare veramente qualsiasi cosa. Tra l'altro, pomeriggio, questo però non lo filmerò perché ovviamente non sarà una cosa che mangerò oggi, o domani, voglio cercare di fare qualche ricetta con dello yogurt perché mi sta scadendo, scade tra 3 giorni, e avendone un barattolo da mezzo chilo perché. Vabbè, 500 ml. Io l'ho preso quando c'era pure Claudio perché pensavamo che lui non dovesse tornare, insomma, invece poi l'hanno chiamato e quindi niente, in pratica per me da sola è veramente tanto. Quindi voglio vedere qualche ricetta da farci, magari un dolcetto per fare colazione nelle prossime giornate. Comunque adoro il fatto che questa cosa mi sta portando a curarmi la pelle e soprattutto a finire i prodotti. Ok, bene, maschera fatta. Mentre terrò la maschera andrò a preparare appunto la pasta per i ravioli e credo ci vedremo dopo, magari ve li faccio un attimo intravedere quando sono fatti, perché tanto poi filmo tutto e niente, poi oggi registrerò un altro video che è il video dei prodotti finiti beauty, il video aggiornamento del progetto smaltimento prodotti, i prodotti finiti per quanto riguarda il cibo e poi voglio fare il cambio di stagione della makeup collection, però non so se riesco a fare tutto oggi, diciamo che almeno il What I Eat in a Day e almeno un altro voglio farlo, quindi ecco, incrociamo le dita e poi devo editare quel video. Vabbè, ci vediamo dopo. Allora ragazze, buon pranzo. Io ho fatto i ravioli, li stavo assaggiando e devo dire la verità, cioè esteticamente non mi sono venuti benissimo, ma il sapore è identico ai ravioli di carne, non so se li avete mai mangiati alla griglia. Ora io li mangio, vi auguro un buon pranzo e ci vediamo dopo con il vlog. Buonasera, allora oggi praticamente non ci siamo visti, ho fatto un po' di cose tipo pulire il letto, due lavastoviglie perché ho fatto un What I Eat in a Day, poi volevo vloggare un pochino sinceramente, ma mi sono messa a editare e il tempo è passato, devo dire la verità, finché non ho ricevuto due chiamate. Una alla fine è bella, nel senso che una persona a me molto cara stava in convalescenza, cioè in isolamento, in ospedale, finalmente è stata dimessa e è tornata a casa, anche se io purtroppo non posso vederla, però va bene. E invece un'altra persona a me molto cara ha un problema, insomma, non sta tanto bene. E quindi ecco, mi ha un po' agitato questa cosa, mi ha un po' scosso, per cui infatti non ho vloggato. Adesso sto nel letto e ho mangiato una cosa veloce per cena. Tra l'altro, raga, io alterno momenti in cui tipo non ho fame ad altri che vorrei mangiare in mondo. Mi sono fatta una tisana, no, scusate, un tè ai frutti di bosco. E ora mi metto in diretta con Zotti a vedere Prison Break, che è il nostro momento, insomma. È una serie che mi sta piacendo tantissimo e ve la straconsiglio, cioè per il momento, insomma, io l'avevo vista qualche anno fa e poi purtroppo essendo in seconda serata, mi sa che già ve l'avevo detto, non l'ho mai finita, quindi mo vedendola tutta intera, tutte le puntate una dopo l'altra, comincio ad avere un senso e mi piace. E niente, va bene, non sono tanto per la quale stasera, perdonatemi se ho un po' la faccia così, però va bene, però sicuramente voi capirete.
E niente, che altro dirvi? Mi sono vista nell'altro vlog col doppio mento e ho preso un bel po' di peso, cioè non tantissimo, cioè nel senso tipo 5 kg, però si vedono, cioè io me li vedo, perché poi io ingrasso sempre nelle stesse parti, quindi vabbè. Adesso non è il momento di stare a dieta perché sinceramente ho tante di quelle ansie che se voglio mangiare, mangio, non me ne frega niente, tanto c'è tempo per perdere peso, però ecco, diciamo che non mi piaccio, ma in questo momento è il peso che di solito è sempre stato uno dei miei pallini. Non me ne frega proprio niente, cioè dico se qualcuno mi vuole criticare, mi critica, se qualcuno gli faccio schifo, pazienza, non me frega niente, cioè sto imparando veramente il me ne freghismo e il guardare alla fine come sto io, se io sto bene non mi tocca nessuno, e quindi cioè no, se io sto bene, se io mi piaccio e niente, vabbè, mi manca un po' Zotti, mi manca un po' tutta la mia vita, mi manca un po' tutto. Quindi con questa perla di saggezza vi do la buonanotte e sicuramente i vostri commenti domani che caricherò il vlog mi tireranno molto su di morale e io vi ringrazio in anticipo per questo. Buona domenica, ormai ci ho preso gusto, porridge e un mio video che devo editare. Ho già caricato un vlog oggi, quello che è quello della settimana scorsa. Per voi l'ho fatto come ieri, ossia no, scusate, voi ieri non l'avete visto, come il What I Eat in a Day, che sicuramente avrete visto. Mela, yogurt, scagliette microbe di cioccolata, nocciole e sotto, insomma, fiocchi d'avena e latte di soia. Buona colazione. Allora, per pranzo mi mangio questa bella pizza, margherita con i funghi. Niente, la mangio rigorosamente a letto e buon pranzo a tutti. Allora, non mi vedete da pranzo, questa inquadratura sicuramente aumenterà il mio doppiamento, ma va bene. Che avete visto che ho mangiato la pizza, insomma, vabbè, mi sto un po' riprendendo. Comunque, in tutto questo, niente, adesso dopo aver registrato 2 video, insomma, ho editato, eccetera, eccetera, mi è venuto in mente di pulire i trucchi, perché è da tanto che non li pulisco e sinceramente devo anche passare il tempo, quindi ho pensato di fare questa cosa, che è una di quelle cose che ho sempre detto sì, farò, farò, farò e poi non lo faccio mai, perché io praticamente ho sempre il brutto vizio che truccandomi qui e non al bagno, magari, siccome metto il fondotinta delle volte anche con le mani, insomma, le utilizzo ovviamente come tutte le persone normali, poi vado a prendere i trucchi e questo è il risultato. Gli faccio tutte queste cose. Adesso le sto pulendo con le salviettine. Di solito io utilizzo, come si dice, lo Scottex e l'alcol, però di questi tempi, siccome non lo trovo io al supermercato, al mini market, un supermercato, lo sto tenendo insomma per le cose ovviamente più importanti, quali disinfettare i capi, insomma le cose qualora io dovessi uscire a fare la spesa, e utilizzo appunto le salviettine per fare queste cose, perché ho provato anche lo sgrassatore, però è troppo forte. Infatti su alcuni prodotti, tipo questi che sono in cartone, gli fa venire tutta tipo bolle. Cioè la carta si impregna troppo, diciamo assorbe troppo, forse perché col spruzzo va diretto in un punto e quindi mi fa tipo tutte bolle, eccetera, eccetera. E quindi niente, sto preferendo fare con le salviettine. Però se voi avete un altro metodo, ditemi pure. Vedete, cioè rispetto a prima, mo ovviamente si deve un po' asciugare, però niente, sono partita dal cassetto delle palette, cioè guardate come le ho ridotte e quindi oggi continuerò con questa cosa, cioè oggi adesso. Per cena non so cosa farmi, stavo pensando di fare salmone con un po' di farro e il cavolo, però se ho veramente intenzione di fare questa cosa devo sbrigarmi, perché il cavolo almeno io lo faccio bollire almeno una ventina barra mezz'oretta, quindi se continuo a perdere qui tempo, cioè non perdere, però a usare il tempo di qua, sicuramente mangerò alle 9, perché qui il lavoro è bello lungo. Infatti credo, credo, credo che farò solamente questo cassettone.
È arrivata l'ora della cena, alla fine non ho fatto niente di tutto quello che vi avevo detto. Mi sono fatta una melanzana di cui metà l'ho fatta grigliata. A me piace bruciacchiata, raga, non ci fate caso. E aiuto. E poi ne sto facendo l'altra metà, vedete così, con un po' d'acqua. Ovviamente il sale e poi l'olio lo metterò a crudo e poi praticamente ora vi faccio vedere, scusate ma la sto levando con cautela per non rigare la piastra, aiuto. Praticamente qui ho preparato i ravioli, gli ho già dato una bella cotta, vedete, guardate, sono dorati sotto, lo so che sono bruttini, li avevo fatti ieri, mi erano avanzati quindi li ho surgelati perché quelli che ovviamente avevo fatto io me ne erano venuti troppi. Siccome appunto la piastra è ancora calda, li faccio fare ancora meglio sotto, vedete? In questo modo. E sono quelli brutti, però comunque l'impasto e tutto è come quello giusto. E niente, vabbè, li sto facendo un po' piastrare, comunque il fuoco è spento, vedete? E ora aggiungo un bel trancio di salmone, che questa è la mia cena, perché anche questo deve essere un po' scaldato. In realtà è già pronto così, però io gli do una sbollentata, cioè suggeriscono di dargli una sbollentata, quindi lo farò. Niente, adesso questi li lascio così per circa 3 minuti a fuoco spento. Ovviamente la piastra deve essere bollente, altrimenti accendetela. E nel frattempo speriamo si cuociono le melanzane. Questa, diciamo, è la mia cena. Ok, ecco qui la cena pronta. Ho messo anche soia e zenzero, ravioli e salmone. Buona cena! Mamma mia, ragazzi, sto vedendo Prison Break e c'è una scena bruttissima. Tutto ciò bevo la tisana. Guardo il film che ora è una parte importante e penso che ci vedremo dopo. Niente, alla fine ieri sera mi sono chiusa con Prison Break, non ho più vloggato, per cui niente, volevo concludere il vlog. So che comunque stando in quarantena non è un vlog più di tanto interessante, lo sentite, questi sono i cani, però spero comunque che vi abbia intrattenuto e più che altro, insomma, fatemi sapere se vi sono stato un po' di conforto, se anche voi alternate giornate, insomma, attendo di sapere le vostre e noi ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!